Oh, ti ho spaventata, scusami, cara. Hai già fatto colazione? No, Virginia, non ancora. Allora perché non viene a farla con me? Non c'è bisogno di un'altra tazza, vada a sciacquare la mia, se non ti dispiace. Grazie, ci vado no, io. No, stai seduta e riposati, devi essere stanca. Sai, quando Donald tornava da cavallo, faceva sempre colazione con me. Montava molto bene a cavallo. Il primo pony gliel'ho regalato quando aveva 7 anni. Andava via come il vento. Aveva tanto brio, tanto orgoglio, tanto coraggio. Sfidava sempre il pericolo. Anzi, lo cercava, talvolta penso che sia morto proprio per questo. Oh, non pensate a certe cose. Quando si è soli, i pensieri vanno e vengono, contro la nostra volontà. Voi non siete sola. Cara, non credere che non ti sia grata di essere rimasta con noi, lo sono. Mi fa tanto bene parlare con te. Qual è? Chi? Quel maggiore Yarnell. Dovrebbe essere nel gruppo, era con Donald a Tokyo. Eccolo, è questo. Ha un viso interessante, non trovi? Ma potrei sbagliarmi. L'ho visto una volta sola. Non credi che cambierà idea e si deciderà a venire? No, purtroppo non credo. Peccato. Ho cercato tanto di fargli capire che era così importante per voi. Hai accennato a quella decorazione? No, non era il caso. Non era il caso. Pensi che non sia giusto che io voglia una medaglia al valore per Donald? Anche mio marito è contrario. Ne hai mai parlato con lui? No, no, è solo che... Vi ho visti insieme poco fa e credevo che forse... Del resto non puoi provare quello che provo io. Hai vissuto con Donald poche settimane, non hai nemmeno avuto il tempo di conoscerlo a fondo. Forse vuoi dimenticarlo. Di la verità, Cristina. Lo vuoi dimenticare? No, certo no. Non dovrai mai lasciare che qualcosa si insinui tra te e Donald. Promettimelo, Cristina. Né qualcosa né qualcuno. Lo prometto. Ma è ora che vado a vestirmi. Sì, sì, vai, vai. Vuoi farmi un favore? Mettiti un vestitino nero, cara. Vuoi fare questo per me?